10.000 mi piace, diteci qua sotto nei commenti a quanti anni avete cominciato a giocare a calcio. Bella ragazzi, cari amici, come mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui a fare una reazione ai bambini prodigio. Oggi ragazzi andremo a reagire a questi, tra virgolette, ragazzini fenomeni di tutte le squadre più forti al mondo, che hanno fatto questo torneo dove noi andremo a fare questa reazione. Però prima ragazzi vi voglio far vedere una cosa. Eccoci qui ragazzi, questo video è sponsorizzato da NordVPN, uno dei migliori servizi di sicurezza online che protegge i tuoi dati quando sei in pubblico o quando sei in viaggio. Ad esempio quando vi connettete a una rete wifi esterna, ovvero in pubblico, la vostra sicurezza ovviamente è garantita e vi sbloccherà i vostri siti preferiti come ad esempio Netflix. Questo servizio ha server super veloci in più di 60 paesi compresa la Cina e si può utilizzare fino a 6 connessioni simultanee. Inoltre c'è una doppia crittografia dei dati, ovvero che vi proteggerà quando sarete ad esempio in modalità privata, quando siete sui vostri siti che vi piacciono tanto, mentre se avete qualche problema potete contattare l'assistenza che attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Quindi scaricatela dal primo link in descrizione. La prima volta che vi loggate dal link non vi dovete poi riloggare di nuovo. Usando il primo link in descrizione, il codice Fuse, avrete il 70% di sconto e in più il primo mese in omaggio. Se il servizio invece non vi piace proprio, dopo 30 giorni potete chiedere il rimborso. Ringrazio NordVPN e adesso andiamo dentro con il video. Io mi aspetto giocate gol pazzeschi. Oh, la prima partita Juventus-Barcellona. Oh, subito tosta è andata. Quindi questi, ecco, qua sono i bambini italiani, sono giusto, penso? Sì, sono Juventus. Forse non tutti. Attenzione qua, il Barcellona ha rimontato, ogni addirittura il Barcellona. Vabbè, secondo me vedremo qualche gol bello, dai, sì, sicuramente. È una farsa. Almeno me lo auguro. Infatti non usano manco... Ah, usano il campo non di... No, è piccolissimo questo campo, si vede a parlare. Usano metà campo, penso. Tipo calciotto. Calcio goleato del Barcellona. Minchia, 4-1. Non so quanto durano ste partite. Penso 20 minuti, 16 minuti, 4-1. Gol sì, probabile, 4-2, bella piazzata di sinistra, numero 4. 20 minuti durano una partita. Mentre la seconda partita era a Madrid PSG, che tra l'altro è l'ottavo di finale. Andremo a vedere, magari questo. Quanto è difensore? Ma questi che sono under 15? Ma non ho idea, secondo me sono piccoli. No, molto più piccoli. C'è anche una ragazza. No, Mirko è un maschio. No, è una ragazza. Raga, era un maschio o una femmina? Ragazza, si vede. Mirko è un maschio. Oh Gesù. Non era questo. 1-0. Allora, comunque ha vinto il Real Madrid. Indifferentemente. Ecco l'Inter. Andiamo a... Icardi. Oh, Icardi, raga, ha segnato. Questo è il nome, il figlio di Esposito, Primo palo, purtroppo a porta. Finisce 1-0 per l'Inter contro l'Atletico. Mattia Mosconi al primo minuto di gioco. Ciao Mattia. Magari ci segue. Infatti, magari qualcuno ci seguirà. Benfica Valencia. Bella maglietta Valencia. Questo fuori gioco, GDM. Vabbè, non penso che contiene fuori gioco. Comunque questi sono tipo io, sono quello dei gruppi. Sono il riassunto dei gol più belli dei gruppi. Questo Valencia è alla in Juventus. Ah, la Juve, eccola. La Juventus un'altra volta che dopo è Barcellona. Vabbè, tipo il Barcellona avrà beccato a in Juventus. È un girone a tre tipo, non lo so. Comunque la Juventus penso che vinga questa e vada avanti, forse. Nicolò Miglia della Juventus. Nicolò, ciao. Miglia. Ciao Nicolò. Espanyol Valencia. Ok, Espanyol Valencia, vediamo un po'. Bella anche la maglia dell'Espanyol. Passaggio mi è uguale al gol di prima del Valencia. Questo è il passaggio che è probabile fuori gioco, Oh, bel gol, dai. Del terzino, questo sarà l'esterno comunque. Oh, mi sa che è Barcellona. Okay. Metis è mandato. Bello, nel bello, numero 9 del Betis. Oh, che gol ha fatto. Bravo ragazzo, no, nel 7, non farai. Questo è Dembélé da piccolino. Hanno messi. Attenzione. Mamma mia, guarda che gol hanno fatto, raga. Bellissimo questo. Madonna. C'è da Barcellona, Alla Barfa. 1-1 è finita. Ok. Quindi c'è anche l'X. Ok, la Real Madrid, Villarreal. Allora, parte Villarreal. Mi è un po' a Suarez. Numero 8. Gol. Bel gol da fuori area questo qua. Ma sempre Villarreal in attacco. Ma che gol ha fatto, raga? Questo è proprio forte. Il 9, sì. Questo diventerà come Luis Suarez. Come proprio ha perso Real Madrid, raga. Ok, finito il primo video. Allora, la prima partita è Siviglia-Inter. Quindi, ragazzi, l'Inter. Andiamo a vedere cosa fa. Ah, gol da punizione. Ok. Gol di punizione. Andanovic. Che vuole? Hai messo male la barriera. No, si è aperta la barriera da sola. Si era aperta. Qua sotto le gambe, però. Non dice niente. Qua non puoi dire. Infatti, portiere, mi sa che qui non ti lamenti. Vabbè, comunque, dai. Ci sta, dai. È Spagnol Benfica. Qua è come se fosse tipo una sorta di Champions League. Solo che, cioè, alla fine ci sta la. Internazionale, non solo europea. Sì. Solo una squadra non stava in Europa. Quella l'araba. Rinvio sbagliato. Oh, ha sbagliato il rinvio. Attenzione, vediamo se segnano. No.
Oddio, che gol, che peccato, culo. Alla in Barcellona, ecco, ti ho detto. Altro. Ci stava. Oh, questo è netto. Rigore netto. Ah, stava l'arbitro, pensavo non ci fosse. Anche guarda lì ci sta. Com'è, non chiamane fuori gioco. Rigore. Comunque, spiazzato. Rigore spiazzato, gol del Barcellona. Attenzione. Gol da fuori area, raga. Comunque Barcellona mi sa che vince questo torneo, adiu, perché veramente tiene dei fenomeni. Sembra di un'altra categoria anche tra i giovani. Pure il Villarreal, teneva quel giocatore là in attacco, quello ci ha colpito. Questo 3-0, raga, ma comunque questo è quello che c'aveva la fascia di capitano prima. L'ha segnato nel 7 prima. Questo è nuovo Messi, raga, che fenomeno. Ecco. Numero 7. Oh, scavino. Io ho detto altro, vediamo se esce il quinto gol. Eccolo. Mi sa che è finita 5-0, sì, Mirko. Ok. Preso. 5-0. Altro è uscito, ancora il numero 10. Questo è, raga, questo è un fenomeno. Questo è MVP del torneo, questo ragazzo sarà. Yazira, Real Madrid. Ok, non è europea questa, è un'altra araba. Oh, bella. Finta con la ma è Real Madrid. Ah no, questo è Real Madrid, ok. Sì. Vediamo, può fare Il secondo gol, mamma mia. Questo è Modric. Questa è la femmina che hai detto tu prima, non è femmina, è maschio. Luka Modric, veramente. Ancora Luka Modric! 3-0! Ma il gol al numero 4, però, lo voglio dire. Vediamo ancora Luka. Comunque vabbè, questo dai. È un altro bravo, Il numero 10 del Real contro il numero 10 del Barcellona. Segnateli. Questo, non lo so se quella dice. Era un'altra, era il numero 5. Questo. Boh, questa che è una ragazza. Boh, comunque, non ci interessa. 5-0 del Real Madrid. Altro. Mamma mia, 2-5-0. No, forse okay. 6. 6-0. Mamma mia, raga. D'acqua, no. Ok, dai, comunque li hanno ammazzati proprio. 8-0, raga. Mamma mia, li hanno proprio spennati. Ancora Luka. Juventus Atletico Madrid. Mi ricordo una partita. Ma intanto l'Atletico in vantaggio. Gioco, mi sa che è finita la partita così, perché per 90esimo. Tipo è 25 la partita. Tutti a guardare. Non è gol, l'ha dato. Comunque è finita. Ha vinto l'Atletico. Barcellona, Siviglia. Vediamo il nostro numero 10. Ci delude oppure no? Per ora sì. Mamma mia, che gol! Che saetta che ha tirato il portiere immobile. Che mina, raga, però. Sono niente dell'Arsenal, guarda. Eccolo, dov'è il numero 10? Eccolo lì. No, però se nel numero 7, che anche lui è bravo. Cioè, comunque ha fatto pure che dei gol prima. Però quello che ci piace per ora. Ah, rigori. No. Speriamo che il Barça sia. È uscito il Barça, mi sa. Barça. No, raga, è uscito il Barça. È passato il Siviglia. Spagnol Real. Spagnol Real. Allora, ci sta ancora il numero 10, quello là. Questo eccolo, qua. Eccolo, c'è. Il man of the tournament. Per ora sì, è il man of the tournament, raga. Mamma mia, numero 7, poi uno scherzo. Azzardo, Cristiano Ronaldo. Oddio, questo però è un altro bel gol. Che gol. Con il sinistro. Wow, di Fabian Ruiz. Valencia Villarreal, attenzione, gol del numero 5 del Valencia, se non è, sì, Valencia 1-0. Comunque per il Villarreal sto numero 9 è bravo. L'abbiamo mirati, raga, numero 10 del Barça, numero 10 del Real e il numero 9 del Villarreal sono i più bravi. Contropiede, vediamo se fa qualche. Ecco, no, non mi è piaciuta no, stazione. No, guarda il numero 9. Che brutta cosa, disperato, guarda, ma ragazzi. Vabbè, pure da piccoli si fa. Balilo, mi sa che Villarreal è entrato alle quarti di finale, semifinali, vedremo. Adesso ragazzi, semifinale, mamma mia che punizione, semifinale tra Atletico e Siviglia. Attenzione qui all'Atletico. Che no, parata, la prima bella parata che vediamo. Del Siviglia. Ancora il Siviglia in attacco, attenzione, numero 4. Che segna! Gol. 1-0 Siviglia. Ancora attenzione al Siviglia. Mo sbaglio infatti. Mettila in mezzo. Ma sì, no, palo. Questo è l'egoismo. Allora vediamo l'ultima azione, mi sa, perché è 25 minuti una partita. Vediamo se fa il 2-0. Non lo fa, mamma mia. Ancora una parata del portiere qua, Attenzione qui all'Atletico che può pareggiare con. Ma che schifo. Ha vinto il Siviglia, raga. Quindi prima finalista. Vediamo la prossima semifinale. Seconda semifinale, ragazzi. Real Madrid, Villarreal. Qui ci sono i due scontri tra titani, perché ci sta il numero 9 del Villarreal e il numero 10 del Real Madrid. Vedremo chi avrà la meglio. Numero 7 che segna 1-0. Opportunista il numero 7, è proprio forte. Tipo alla Benzema, dai, infatti. Diciamo così. Vediamo. Numero 10, eccolo. Il mio preferito, raga. Eccolo qua. Non sbaglia mai, il numero 10. Come mai? Attenzione al Villarreal che la può aprire. Vedremo. L'apre, 2-1. Attenzione. Però l'apre. Allora, il Real la può chiudere. Mamma mia, questa è un'altra parata, sì. Mamma mia. Attenzione al Real. Mamma mia, che gol del numero 7, mi sa. Numero 7. Numero 10. Un gran torneo sta facendo, Mamma mia, che gol. E il numero 9 la riapre, mi sa. Ha segnato, sì. È finita, raga. Il Real è in finale. Quindi la finale è tra
Siviglia e Real Madrid. Allora, attenzione, parte il Siviglia forte con il numero 8. Ma mamma mia, che chiusura veramente, raga. Guarda come è piccolino. Il nuovo Sergio. Mi sa che questo è il gol. Sì, bel gol. Il Siviglia in vantaggio, raga. Eppure il Siviglia non è che l'abbiamo notato molto, infatti. Calcio d'angolo, Siviglia. Attenzione al Siviglia che può fare 2-0, raga. Sono due bestioni, 4 e 9 sono altissimi. Sotto il Real, 2-0. Il Real 2-0 sotto, raga. Là, che alti, manco il Napoli c'è così alto. Il Real però, eccolo, non vuole perdere. Eccolo qui, la mette in mezzo. Ma, senti, no, che siamo, cioè, giornata sfortunata. Ha fatto un'azionissima, ha fatto. Wow, gliel'ha data proprio là, gliel'ha data. Calcio d'angolo del 7 ha segnato. 2-1, riapre la partita il Real. Vabbè, se la gioca nel 7 e 10 con Man of the Tournament. Ah, il numero 7 che va da rigore e segna. Due pari. Minchia, secondo me avrà fatto su 5 partite, 6 partite, 10 gol avrà fatto il 7. Sì, almeno. Sì, penso che sia il capocannoniere del torneo. Bella finale. Oh! Polizia! Mamma mia! Che è il numero 10, se per forza. Se è il numero 7, un po' più alto. Numero 7 ancora, ma dove? La vinca lui, mi sa. Il numero 7 del Real. Ha fatto la tripletta. Sì, tripletta in finale. Tripletta in finale, per forza deve vincere. Eccola ancora, ma se ancora fa 4 gol, non ci credo, raga. Dai, il numero 7, come cacchio si chiama? Vabbè, dite voi, numero 7 o numero 10, che è stato il più bravo qua sotto nei commenti. E penso che abbia vinto il Real, però vediamo. Tempo di farlo da fuori area. Boom. Cosa, 4-2 stanno. 4-2, come se la riapre il Siviglia. Svircola. Però poi recupera 4-3, riapre. Mamma mia, raga. Penso recupero. Attenzione al Real con l'ultima azione. Il numero 4 segna. Sta per il 10, infatti. C'è sempre, dai, diciamo così. Le azioni principali non manca mai. Ok, quindi ha vinto il Real, ragazzi. Anche questo torneo vince il Real Madrid. Fatevi sapere qua sotto, secondo voi, chi è stato il man of the tournament, ovvero il giocatore più forte del torneo tra questi ragazzi. Mi raccomando, fateci sapere anche voi qua sotto nei commenti a che età avete cominciato a giocare a calcio. E mi raccomando, lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci rivecchiamo in un prossimo video. Bye, ragazzi!